in famiglia o al bar, da 85 anni, Rom Caffè, il sapore che rimane. In collaborazione con 100% gioco di squadra, Banca Marche, accende e sale passione. Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica. Tennis, volley, tempo libero, per uomo, donna e bambino. Professionalità e cortesia a vostra disposizione. Caro, Mizuno, New Balance, Brooks, Saucony, Ulsport, X-Bionic. Sconti speciali tutto l'anno, forniture e promozioni per società sportive. Goba, venite a visitare il nostro punto vendita in via Matteotti 15 a Monte Cassiano. Giornata conclusiva domenica 24 novembre alla Banca Marche Palace di Ancona per il settore ragazzi e cadetti. Il pomeriggio si apre con alcune gare dai 1,60 m al salto in lungo al getto del peso, in modo da permettere ai numerosi genitori presenti sugli spalti di applaudire i propri pargoli. Non sono mancati in ogni caso risultati interessanti, anche se siamo in una fase di preparazione. Hanno meritato una standing ovation, in particolare nel lungo il 6-10 di Diego Stecconi della Stamura e Martina Ruggeri di Fabriano con 4,83 m, nei 1,60 m l'8,24 di Emanuele Borghetti della Stamura e di Giorgio Olivieri della Sangiorgese nel peso, dove è addirittura riuscito a stabilire il nuovo record regionale per la categoria ragazzi con la misura di 15,86 m. Al termine delle gare c'è stata la premiazione delle società che si sono aggiudicati il trofeo 5 cerchi per l'anno 2013 e che ha dato il seguente risultato. Per la categoria ragazzi al primo posto troviamo l'Unione Sportiva Sangiorgese, che ha preceduto la Collection di San Benedetto del Tronto e l'Atletica Recanati. Nella categoria femminile, vittoria dell'Atletica Fabriano sulla Collection e l'Atletica Sangiorgese. Nelle classifiche di specialità troviamo per il settore maschile nei lanci e salti la Stamura Ancona, nelle corse la Sangiorgese, mentre nella classifica individuale delle prove multiple è il recanatese Michele Diletti a far meglio di tutti. Nell'analoga classifica femminile ancora in evidenza la Sangiorgese, che si aggiudica la classifica dei salti e corse, mentre sale sul gradino più alto l'Atletica Fabriano nei lanci e nelle prove multiple con Martina Ruggeri. L'attività giovanile è quella sulla quale il comitato regionale punta, con una partecipazione a diverse gare di rappresentativa nell'intero arco dell'anno che si conclude nella prima decade di ottobre con il criterium cadetti, ha ricordato il presidente Giuseppe Scorsoso, ed è per questo motivo che abbiamo voluto premiare con questa manifestazione le società che si sono distinte in questo settore che costituisce la base per la futura attività. L'attività giovanile nelle Marche viene organizzata con impegno da tutte le società. Andiamo ora a conoscere come sono organizzate queste attività dando voce ai molti dirigenti presenti al Pala Indoor. Allora, a Porto San Giorgio abbiamo una realtà giovanile molto numerosa, quest'anno abbiamo già nei centri di avviamento dallo sport superano gli 80 iscritti. E poi ecco, dalla categoria dei ragazzi già abbiamo una quarantina di ragazzi che gareggiano, che fanno già attività agonistica, però noi partiamo sempre da un'attività di base, un'attività ludica con i bambini dell'asilo, per poi andare con le elementari che cominciano a fare le prime garette e andiamo al di sopra degli 80 iscritti quest'anno. Per la stagione 2013-2014 l'Atletica Castelfidardo ha raggiunto un risultato importantissimo perché ha aumentato 43 iscritti, attualmente siamo 140 iscritti dalla categoria esordienti fino alla categoria assoluta. Dunque, l'Atletica Fabriano si rivolge essenzialmente a tutte le categorie, dai 5 anni con gli esordienti, i centri di avviamento allo sport, che è una formazione fisica di base, chiaramente con dei risvolti che poi
si trasformano in varie attitudini delle, nelle discipline di atletica leggera. Dai 5 agli 11 anni, questa è l'attività, è dai 5 agli 11 anni per gli esordienti. Poi proseguiamo con i ragazzi, i cadetti, gli allievi, senza dimenticare i più grandi, coloro che hanno desiderio di continuare un'attività sportiva, magari interpretata con tanta passione e tanto impegno in gioventù. E quindi abbiamo anche una squadra assoluta, anche se è soltanto femminile, quest'anno. Di ragazze fino ai 22-23 anni. Attualmente i nostri iscritti nel 2013 sono stati 245 e l'80% sicuramente appartengono a queste categorie giovanili. Allora, la nostra attività giovanile a Osimo nasce nel 1964 come società. Al momento abbiamo circa dai 120 tesserati, soprattutto molti ragazzini piccoli, dove facciamo un'attività in palestra, soprattutto nel periodo invernale. I bambini li prendiamo già da molto piccoli, già dai 4 anni, che fanno un'attività gioco dell'atletica due volte a settimana. E in questa attività sono impegnati circa un centinaio di questi bambini in diverse ore, quindi due volte a settimana nei pomeriggi fanno questa attività con degli insegnanti preparati e sono ben entusiasti di questo gruppo numeroso come tutti gli anni, sempre in aumento. Rappresento la SEF Stamur Ancona, che fa attività sia giovanile sia assoluta. Abbiamo in un totale di circa 250 iscritti, senza considerare il settore amatoriale. Le iscrizioni e i corsi per i più piccolini partono dall'età di 6 anni. E abbiamo circa tra gli esordienti e ragazzi, quindi arriviamo a un'età di circa 13 anni, abbiamo circa 80 ragazzi iscritti. Il nostro è un settore giovanile particolarmente vivace, siamo in campo dal primo di gennaio fino alla fine di dicembre con ragazzi che partono dai 6 anni e che arrivano fino ai 14 anni alla scuola dell'obbligo. Poi l'atletica a quell'età prende una strada un pochettino più precisa, diventa uno sport vero. Fino a quella data però i ragazzi sono coinvolti in manifestazioni anche di promozione, particolari, poco, magari anche poco conosciute, facciamo grandi staffette, facciamo manifestazioni di promozione in tutti i sensi, perché ci interessa soprattutto che i ragazzi crescano in un gruppo e quindi diciamo che lo sport si inserisca anche in un equilibrio dove il gruppo è proprio il momento più aggregante che c'è, perché altrimenti rimanendo solo la parte sportiva ci siamo resi conto che la dispersione è veramente notevole. E i gruppi nostri del settore giovanile sono abbastanza numerosi, ci sono 3 insegnanti di educazione fisica che seguono tutto il settore giovanile per almeno 150 ragazzi tesserati nell'anno 2013. L'atletica giovanile di San Benedetto, come categoria esordienti e categoria ragazzi, abbiamo all'incirca così sui 160-200 atleti e siamo al campo in pratica tutta la settimana e diamo quindi la possibilità alle famiglie, ai genitori di poter scegliere il giorno e l'ora in base agli impegni scolastici, ai rientri scolastici e a tutti gli impegni che hanno le famiglie. Quindi siamo al campo al lunedì, al mercoledì, al venerdì, c'è un gruppo che è seguito da me e da Anna Mancini e stiamo al campo dalle 4:15 fino alle 6:30. E nella prima ora ci sono i più piccoli, gli esordienti, nell'ora successiva ci sono i più grandi, la categoria ragazzi è prima e seconda media. Poi al martedì e al giovedì c'è Christian, un altro ragazzo che segue anche esordienti e categoria ragazzi, che sta al campo nei nostri stessi orari dalle 4:15 fino alle 6:30 e anche lui si divide la prima parte gli esordienti e la seconda parte prima e seconda media. Poi c'è un'altra ragazza, Ilaria, che segue l'asilo
la scuola materna che partecipa anche con un corso appositamente per loro al campo. Noi abbiamo un'attività che riguarda i bambini delle elementari, quindi le categorie esordienti, che vanno dalla prima alla quinta elementare, divisi in categorie, e lavorano due pomeriggi a settimana nel capannone adiacente praticamente il campo sportivo, il campo scuola di Ascoli Piceno. Poi abbiamo l'attività ragazzi e ragazze che curo personalmente, dove sono i ragazzi delle prima e seconda media, per intenderci, sono quelli che partecipano a questa categoria. Abbiamo un discreto livello, molti bambini delle elementari che stanno crescendo, e da quest'anno diciamo che stiamo rimettendo in piedi anche l'attività giovanile ragazzi e ragazze che stavamo un pochettino tralasciando. Quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro di reclutamento anche con le scuole, di promozione presso le scuole, e in questo momento insomma dovremo riuscire a ridare un pochettino di risultati anche oltre al movimento. Il torneo di giovanile di Chiaravalle è oramai 40 anni che esercita l'attività di atletica leggera, quindi abbiamo molte ragazze iscritte sia di Chiaravalle che dei paesi limitrofi, circa una cinquantina di iscritti, e sono prevalentemente la squadra è femminile. Noi ci adoperiamo tutti gli anni per fare il meglio di noi stessi e con direi con soddisfazione molti risultati. Al campo sportivo Nicola Duvaldi di Recanati, allo stadio, il pomeriggio proponiamo attività per i ragazzini dagli esordienti fino ai grandi, diciamo, quindi tutte le varie categorie, ragazzi, cadetti. E abbiamo parecchi ragazzi che vengono, sono contenti, c'è un ottimo rapporto con le famiglie, quindi svolgiamo la nostra attività con serenità. Io devo ringraziare anche Riccardo Petruzzella, Franca Duvaldi, Marco Campetti, tutti, insomma, Patrizia, tutti i ragazzi che lavorano al campo, gli altri istruttori che sono molto bravi, e quindi io veramente mi trovo molto bene con loro e li ringrazio. Siamo sei istruttori in tutto, quindi ci troviamo molto bene. I ragazzi sono varie decine, insomma, poi ci sono quelli che vengono più spesso e quelli un po' meno spesso, però comunque c'è un'ottima partecipazione. Io sono Beccerica Giovanni, presidente della Salce Curironia, che svolge diciamo da 60 anni ormai un'attività sia a livello amatoriale sia a livello dilettantistico. Siamo a Curironia. Diciamo abbiamo degli ottimi tecnici, tra cui di Giulio Fravia, che è un tecnico molto preparato, e Deborah Verdicchio, che segue i bambini piccoli. Diciamo la nostra attività si svolge soprattutto allo stadio Martini per i ragazzi dagli 11 anni in poi, mentre per i bambini piccoli si svolge in palestra in orari, diciamo, il lunedì e il giovedì. Salve, siamo l'Atletica Montecassiano, ci troviamo in provincia di Macerata. E praticamente noi abbiamo un centro giovanile che riguarda i bambini di classe, che riguarda tutti i bambini delle scuole elementari, anche ultimo anno asilo prendiamo, dove l'allenatrice è la sottoscritta. Poi dividiamo i ragazzi delle medie e delle superiori, dove i ragazzi medie, che sarebbe la categoria ragazzi, il primo anno cadette, dove ci sono tre praticamente allenatori, sempre la sottoscritta, Palmieri Jacopo e Starnari Marco. E poi invece i ragazzi cadetti, che sono sempre allenati dai tecnici che ho appena enunciato. E strutturiamo praticamente gli allenamenti dove i bambini piccoli fanno due volte a settimana, il martedì e il venerdì, mentre i grandi si allenano quasi tutti i giorni a parte il mercoledì. Come abbiamo sentito, si tratta di numeri importanti, con circa un migliaio di giovani che praticano già l'atletica leggera. Ma per chi volesse aderire fin da questo momento, cerchiamo di fornire i contatti necessari, dando la parola alle società delle Marche presenti a questa manifestazione. Per chi vuole fare atletica a Porto San Giorgio, ci trova tutti i giorni al campo sportivo nuovo, dalle 18 in poi, quindi per qualsiasi informazione può chiedere a me, che sono sempre al campo tutti i giorni, ma a tutti gli altri istruttori. Per qualsiasi ulteriore informazione può rivolgersi presso
il campo sportivo di Castelfidardo dove c'è la pista, oppure attraverso il nostro sito www.atleticacastelfidardo.it, oppure al numero 338-98-69-994, che è il mio numero. Gli allenamenti sono praticamente il lunedì, giovedì e venerdì per quello che riguarda la categoria ragazzi agli assoluti, e per quello che riguarda l'attività degli esordienti il martedì e il venerdì alla palestra Mazzini di Castelfidardo. E i genitori che volessero in qualche modo approcciare i loro figli alla nostra attività sportiva, anche provando per un paio di mesi senza alcun impegno, possono rivolgersi direttamente allo stadio comunale di Fabriano, dove è la nostra sede, e tutte le sere dal lunedì al venerì dalle 5:30 alle 7:30, e lì potranno contattare i nostri dirigenti o i nostri tecnici per avere tutte le informazioni. È possibile anche ovviamente telefonare e prendere ogni altra informazione sul nostro sito, basta cercare Atletica Fabriano, www.atleticafabriano.it, lì possono trovare tutto quello che è la nostra realtà attuale con i nostri recapiti telefonici o i dirigenti istruttori a cui rivolgersi. I contatti potete utilizzare il sito www.atleticaosimo.it. Siamo due volte a settimana in palestra al Corridoni ad Osimo, il lunedì e il giovedì. Comunque i nostri dati sono tutti sul sito. In inverno ci alleniamo tre volte, i più piccoli tutti quanti si allenano tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, salvo variazioni che stabiliscono i vari tecnici qui al Pala Indoor. Mentre in estate, cioè a partire da aprile, ci si allena al campo scuola Italo Conti, qui alle Palombare. E per le iscrizioni bisogna contattare la segreteria, che qui al Pala Indoor, dopo le 17:30 il lunedì e il venerdì, mentre all'Italo Conti in estate è sempre dopo le 17:30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Oh, qualora vi fossero delle famiglie interessate a conoscere un po' la nostra realtà, allora intanto si può visitare il nostro sito, che contiene tutte le informazioni che riguardano anche la parte organizzativa, ma in ogni caso ci trovano tutte le mattine lì alla sede dell'Atletica in via Oreste Calabresi a Macerata, oppure il pomeriggio dalle 4:30 allo stadio. E qualsiasi dirigente è in grado di dare le prime informazioni e di orientare subito i genitori che ne volessero di più particolari a rapportarsi con la persona di riferimento per la fascia di età di cui hanno bisogno i ragazzi. Per le informazioni, noi abbiamo fatto una pubblicità per tutta San Benedetto, dove ci sono tutti i cartelloni con le immagini dei nostri atleti, e lì ci sono tutte le informazioni con i nostri numeri di telefono, quindi è abbastanza semplice rintracciarci. Per la Sascoli il punto di riferimento è il campo scuola di atletica leggera, dove si può venire tutti i pomeriggi ad iscriversi o a chiedere direttamente agli allenatori, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, perché il sabato e la domenica normalmente sono impegnati o dalle gare o da raduni o da altre manifestazioni. Quindi dalle 3 alle 7 di sera al campo scuola di atletica leggera si possono avere tutte le informazioni. Un'informazione alle famiglie, per i loro ragazzi e ragazze, se vogliono iscrivere all'atletica leggera si devono rivolgere a Chiaravalle presso lo stadio comunale via Sant'Andrea, e lì avranno tutti i chiarimenti possibili. Per chi volesse praticare atletica leggera con noi, con l'Atletica Recanati, può venire tutti i lunedì, mercoledì e venerdì al campo sportivo, al Nicola Tubaldi, dalle 6 di pomeriggio in poi. E poi comunque tutte le varie informazioni le potete trovare tranquillamente sul sito dell'Atletica Recanati, e quindi lì ci sono anche tutti i numeri di telefono e la programmazione delle attività. Quindi se qualche genitore fosse interessato a far fare atletica al proprio figlioletto, insomma, sul sito trova tutte le informazioni, o al campo tutti i pomeriggi, ma in particolar modo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6 di pomeriggio in poi.
chi volesse, diciamo, contattarci o avere informazioni sulle nostre attività, diciamo, basta rivolgersi verso la sede Sagene, che si trova, diciamo, verso lo Stadio Martini a Fondorsola. In genere ci siamo tutte le sere dalle 7 in poi, però, diciamo, il venerdì è proprio tassativo, siamo lì obbligatoriamente. Diciamo, abbiamo quest'anno, anche quest'anno, un bel gruppo di ragazzini, circa una cinquantina, tra piccoli e grossi. Si sono meno esordienti, l'anno scorso ne erano un po' di più. Speriamo, diciamo, che col proseguo le attività aumentino. Niente, un saluto a tutti quanti e vi aspettiamo numerosi allo stadio. Se volete mandare i vostri bambini praticamente a fare uno sport come l'atletica, possono venire tutti i giorni dalle 6 alle 8 al campo sportivo di Montecassiano in via San Liberato, oppure telefonare al numero 339 82 80 728. In famiglia o al bar, da 85 anni, Rom Caffè, il sapore che rimane. In collaborazione con 100% gioco di squadra, Banca Marche, accende e sale passione. Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Montecassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica. Tennis, volley, tempo libero. Per uomo, donna e bambino. Professionalità e cortesia a vostra disposizione. Caro, Mizuno, New Balance, Brooks, Saucony, Ulsport, X-Bionic. Sconti speciali tutto l'anno, forniture e promozioni per società sportive. Goba, venite a visitare il nostro punto vendita in via Matteotti 15 a Montecassiano.